Buongiorno raga, sono Edimburgo. Mi sto preparando perché oggi abbiamo la prima giornata del festival per il quale siamo venute qua. Sono già vestita perché immaginate mettere questo toppino bianco dopo il correttore, già c'ho paura di sporcarlo adesso, speriamo di no. Il festival si chiama Terminal 5 e l'abbiamo trovato io e Linda mentre eravamo a Zanzibar, forse una sera che eravamo in terrazzino nel chill. Eravamo già un pochino tristine perché stavamo per tornare da Zanzibar, quindi abbiamo detto ma sai cosa, tu che fai il prossimo fine settimana e quindi sono qua. In realtà forse avendo io procedura civile da dare a giugno la risposta a cosa fai il prossimo fine settimana sarebbe dovuta essere tipo inizio a studiare, però non è stata questa, non sono stata abbastanza responsabile da rispondere così sinceramente. Quindi quando tornerò a casa preparatevi perché torneranno i video dove studiamo, dove impazzisco perché ho procrastinato l'inizio dello studio. Non ho specificato il genere musicale di questo festival Terminal 5, però se ci siamo mosse in un altro paese ovviamente è techno. Tra l'altro guardando la lineup sono tutti artisti che hanno i BPM decisamente alti, degli artisti raga che non ho mai ascoltato, quindi sono troppo felice di sentirli dal vivo. E mi pare non ci siano artisti tech house, cosa di cui in realtà sono un po' felice perché alla tech house danno sempre degli stage stupendi che poi rubano alla techno un po' più pesante, capito? Poi sono strafelice perché col fatto che Linda ha iniziato a suonare è da un sacco che non ci facciamo proprio un festival solo tra di noi, senza andare tipo nel back per il fatto che lei suoni, perché io per esempio odio stare in back, cioè mi piace proprio vivere la musica davanti alla cassa. Poi una cosa che io amo dei festival a giro per il mondo è che dato che ami la musica ti danno praticamente un pretesto per viaggiare. E capito, per esempio questa volta ci è capitata a Edimburgo e sono felicissima di averla vista. È proprio una chicca, vi giuro. Il tempo però che c'è in questa città bellissima è davvero freddo e tanto ventoso. Non so incontro cosa andrò oggi, faccio un paio di codini e poi non mi interessa cosa ne sarà dei miei capelli. Ci vediamo dopo la colazione che andrò a fare adesso perché è inutile che vi metto brillantini, cose in testa, ciuffini per bene perché sarò travolta dal vento. Sono tornata in camera e questa è la condizione dei miei capelli, quindi adesso spazzolo in mano e li sistemiamo. Anche se sarà inutile perché non è che adesso avuto li sistemo, vado al festival e sparisce il vento, zero, anzi. Volevo mettermi questi cosini piccoli nei capelli, però sono troppo corti. Quindi ci agghinderemo un po' la faccia, mi sono portata tutto il mio kit con i brillantini. Ho appena creato questa tipo formazione con i brillantini, spero non mi si stacchino. Ho cercato di attaccare nel miglior modo possibile, però questo vento io non lo so gestire ancora, non lo so. Probabilmente stasera torno a casa e ciò che mi rimarrà saranno solo i miei nostril. Allora, siamo ufficialmente pronte. Questo è l'outfit, in realtà penso che starò senza felpina, solo con questo top, ben poco. E queste siamo noi. Lei è molto stile goth, io non so, ho preso le prime due cose. Sono stragasata, ancora non realizzo in realtà che stiamo andando a ballare a questo festival, perché appunto non andiamo ad un festival serio, tipo dall'anno scorso agli Awakenings, quindi... Comunque stiamo acchittate così, questa spero ci siano dei locker. Penso che resterò tipo con la felpina e boh, accetterò il vento e le intemperie. Carina.